Che cosa sarà mai? Mi alzo un po' impaurita, ma anche curiosa. Chi è qui nell'open space del coworking a quest'ora? Mi affaccio nella sala, ma nulla. Forse la mia mente mi sta facendo brutti scherzi per la stanchezza. Chiudo tutto e vado a casa. Ritorno verso la scrivania e di nuovo... salto in aria, mi rigiro e corro nel coworking, ma non riesco a vedere nessuno. Mi tremano le gambe e sento una voce. Ma sono io, stupidina. Ah, quanto ho sognato di essere lì al tuo posto, circondata da persone creative come in quelle serate che mia madre organizzava nel salotto. L'ho conosciuto lì, nella nostra villa a Mille Rose, il mio Duca Bianco. Ma di chi parli, scusa? Il Duca Bianco? David Bowie? Ma come, di chi parlo? E poi chi è questo David Bowie? Parlo del mio Duca Bianco, del mio caro Sigismondo, il patriota, lo scrittore, il promotore di cultura. Scusate, ma voi lo sentite questo rumore? E questa voce? È la bella Adele Savio di Torino che mi parla. Ho letto del loro romantico e contrastato amore epistolare quando trovai un libro con il loro appassionato carteggio su una bancarella a San Cataldo. Adele, con i grandi occhi neri mediterranei e la figura alta e snella, capelli chiari, che ha fatto perdere la testa a Sigismondo Castromediano. Ma quindi è qui nel museo, nel coworking, tra i libri, i lavoratori e le vetrine di reperti che con così tanta costanza e dedizione il Duca Sigismondo Castromediano ha creato, trascurando anche la sua salute. Mi innamorai di lui. Avevo 19 anni, lui 30 più di me. È stato un colpo di fulmine. Amavo il suo modo di parlare e le sue idee, il suo racconto della prigionia, cosa aveva patito per difendere la libertà costituzionale. Per più di 3 decadi ci siamo scritti, amati, pensati, desiderati, ma mai il mio duca mi sposò. Lui ha continuato a vivere nella sua Caballino e io nella lontana Torino, ma nella morte l'ho raggiunto. Alzo la testa e lo vedo. No, non ci posso credere. È il profumatore d'ambienti che mette questo tetro rumore a scadenza temporale. Quindi Adele, non ci sei? Era tutto nella mia testa? A me piace pensare che lei viva qui, che si aggiri tra le scrivanie, tra i muri che bisbigliano storie del passato, tra le cose che il suo duca più amava, l'archeologia, la cultura e la bellezza. Il suo sacrificio non è stato vano.